potrebbe risultare decisiva per l'assegnazione del secondo posto del girone D del campionato in Serie B. Un benvenuto da Vito Troilo con la collaborazione tecnica di Costantino Frera per il match tra Lions Bisceglie e Campli. La formazione di casa sul parquet del Paladomen ancora imbattuta dopo 12 incontri gioca con la maglia blu, mentre la compagine ospite allenata da Piero Millina e in tenuta bianca. Partita cominciata da pochi secondi agli ordini degli arbitri Antonio Bartolomeo di Cellino San Marco e Danny Lillo di Brindisi. Il primo attacco per i Lions col tiro da tre punti sbagliato da Marco Cucco. Lions che hanno vinto la palla contesa iniziale ma non sono riusciti ad andare a segno nella prima azione di questa gara, che la formazione di coach Sorgentone affronta senza un giocatore di rilievo quale Riccardo Antonelli, che però è assente per un motivo assolutamente importante, ovvero l'imminente nascita del suo primogenito. Ovviamente gli auguri di tutto l'ambiente del basket bisceglese vanno al pivot lombardo. È passato quasi un minuto dall'inizio di questa partita, il punteggio non si è ancora mosso dallo 0-0 iniziale. Ci prova Campli con un tiro da tre punti sbagliato da Onorio Petrazzuoli, l'errore dell'ex Molfetta, il pallone che è sfilato addirittura fuori senza che nessuno intervenisse per toccarlo. Gara di importanza capitale per le due formazioni che si giocano gran parte delle loro chance di trovare una seconda posizione, che vorrebbe dire pole position nei playoff, ad eccezione di Montegranaro, che ovviamente a quel punto andrebbe da un'altra parte del tabellone rispetto alla formazione seconda classificata. L'attacco per i Lions da pick and roll, creato il passaggio per Tato Bruno, tiro da tre punti sbagliato, al rimbalzo Salafia per la compagine guidata dall'ex tecnico di San Severo Piero Millina, un altro tiro sbagliato da tre punti di Bruno Duranti con il rimbalzo di Gianmarco Leggio, che permette alla formazione di casa di andare ancora una volta alla transizione da difesa all'attacco. Bruno finta di tiro da tre punti, riapre per Gianmarco Leggio, ancora un tentativo sbagliato in questa partita. 0 su 9 complessivo delle due squadre, 7 minuti e 53 sul cronometro del primo quarto, 0-0 ancora al Paladomen. Mette palla per terra Simone Gatti, sicuramente il giocatore con la carriera più importante nel team abruzzese. Il tiro sbagliato da Simone Gatti, e dall'altra parte ancora i nerazzurri con Marco Cucco a creare dal palleggio, riapre per Leggio, un altro tiro sbagliato, percentuali bassissime, 0% da una parte e dall'altra. Ora Bottioni, il mancino playmaker di Campli, ci ha provato anche lui, nulla da fare, l'ultimo a toccare Marco Cucco. 3 minuti ed è ancora stregata la situazione in termini offensivi per le due formazioni. L'attacco dei Lions con 10 secondi su cronometro dei 24 dal pick and roll profondo Gianmarco Leggio, ma Cucco vuole prendersi ancora una conclusione pesante e la sbaglia. Ritmi abbastanza elevati ma poco costrutto. Simone Gatti con il tiro cadendo all'indietro, l'errore ancora di Simone Gatti e un altro rimbalzo di Enzo Cena, e chissà quando e se ci sarà un primo canestro nella gara. Ora ci provano i Lions con questa nuova azione d'attacco, l'extra pass di Enzo Cena battuto per terra per Gianmarco Leggio, gol dei nerazzurri dopo 3 minuti e mezzo, il primo canestro di questa partita che promette di essere molto interessante soprattutto sotto l'aspetto mentale e soprattutto sul piano della tenuta difensiva delle due formazioni. Arriva anche il primo fallo della partita, lo spende Gianmarco Leggio ai danni di Lucio Salafia, che andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Bersaglio il primo tentativo per il centro ex Isernia, che
blocca il punteggio per la sua squadra, preciso con questo 2 su 2. Arriva il primo cambio nella partita, proprio Salafia a uscire, rilevato dal numero 14 Rizziero Ponziani. La pressione di Campli con questi raddoppi, ora c'è però una situazione potenziale di pericolo per la formazione ospite. Si è preso il tiro da tre Alessandro Potimma, non lo ha mandato a bersaglio, però il rimbalzo è stato conquistato da Nerazzurri. Ora è battuto per terra Lorenzo Cena, isolato in un quarto di campo contro Bottioni, arrivano gli aiuti, il tiro di Cena però è sconclusionato. Dall'altra parte Bottioni apre per Petrazzuoli, accoppiato ora con Enzo Cena, c'è il blocco di Gatti che si apre per ricevere in ritardo Gianmarco Leggio e Simone Gatti può andare a bersaglio. E qui non c'è stata sicuramente la miglior difesa possibile da parte dei Lions. 5 minuti e 21, 2 Bisceglie, 4 Campi, il blocco di Leggio per l'uscita di Potic, mette palla per terra contro Durante, il crossover di Potic riapre per Leggio, poi di tocco per Marco Cucco. I Lions non sono brillanti come nell'inizio del match con San Severo, settimo tiro da tre punti sbagliato su altrettanti tentativi da parte della formazione di casa, poi la palla persa con passaggio sbagliato da Durante. Cinque minuti, sei punti prodotti sul campo dalle due formazioni. Attaccano i Lions, c'è poco movimento, soprattutto senza palla, la formazione di casa non sta giocando come sa. Arriva questo canestro in entrata di Alessandro Poti con l'aiuto del tabellone per il 4 pari. L'attacco di Campli, tiro da tre di Gatti, sbagliato, rimbalzo fra le mani di Durante che ha messo due punti facili al referto, 6 a 4 per la compagine viaggiante che fra poco manderà in campo anche il capitano David Petrucci. Da tre Bruno, niente ancora da fare, 0 su 9, anzi 0 su 8 per Bisceglie da tre punti. Bel movimento sotto le flance di Ponziani, 8 a 4 consegnato da Leggio a Poti, mano sinistra, Poti riapre per Cena, un altro tiro aperto, lo devono prendere i nerazzurri, non lo mettono neppure questo, il fallo di Gianmarco Leggio al rimbalzo. Secondo personale per il lungo Salentino. Inizio di gara molto contratto quello dei nerazzurri, con percentuali bassissime. Ora Marco Cucco prova a rubar palla a Bottioni, spende un fallo contestato dalla panchina nerazzurra. La situazione in questi primi 6 minuti e mezzo di partita, ancora un contatto lontano dalla palla, fallo fischiato a Enzo Cena su Gatti e siamo 4 a 0 adesso. Fallo di Cena su Gatti, rimessa in attacco già effettuata da Campli con il consegnato da Ponziani a Bottioni, va per le terre adesso proprio Enzo Cena e il fallo è fischiato a Gatti. E possesso torna nuovamente nelle mani dei giocatori in tenuta blu in questa gara.
per Cena, mette palla per terra, lo scarico col passaggio skip per il tiro da tre punti, ancora una volta sbagliato dai nerazzurri. Mai queste percentuali si erano viste, soprattutto nelle gare al Paladone. Questo è un fallo sanguinoso, perché secondo di Marco Cooper è già pronto Edoardo De Amidio, soprattutto perché manda in lunetta per due tiri liberi Campli. Le proteste di Marco Cucco e del pubblico del Paladolme. Bottioni andrà in lunetta per due tiri liberi, fuori Durante intanto per Campli, in campo con la maglia numero 10 Nicolas D'Arrigo. Punteggio molto basso, mette il primo tiro e porta avanti di 5 lunghezze Campri, diventano 6, 10 a 4 per la formazione ospite. Botti ancora con un'iniziativa, infrazione di passi, ha mosso il perno l'esterno salentino. Serve una scossa e coach Sorgentone prova a trovare energie positive e fresche dalla panchina. Fuori Alessandro Potti, dentro il capitano Andrea Chiriatti. 2:39, 10 a 4 Campli. Si sapeva che la partita avrebbe mostrato molte insidie, questo passaggio molto telefonato. L'ultimo a toccare è proprio un giocatore di Campli, ovvero Simone Gatti. Palla recuperata dai nerazzurri. Che devono assolutamente smuovere la casella dei punti segnati. Bravo Chiriatti qui nel trovare il contatto falloso con Ponziani. Le proteste di Ponziani, ma il contatto c'era. Rimessa in attacco per i nerazzurri. 2 minuti e 16 per concludere il primo quarto di questa gara, che è un vero e proprio spareggio per il secondo posto in classifica. E ora sulla rimessa in attacco c'è la difesa a zona di Campi, tiro sbagliato ancora da De Amidio, percentuale assolutamente deficitaria per i nerazzurri. Cena con difficoltà è costretta a riaprire e adesso bravissimo Andrea Chiriatti che trova il secondo fallo di Simone Gatti, giocata d'astuzia ancora del capitano nerazzurro. Gatti dovrebbe uscire, non lo vuole rischiare Piero Millina. Bravo Chiriatti qui dentro con il numero 7 Alberto Serafini. Si abbassa inevitabilmente la qualità dei giocatori in campo sotto il profilo complessivo per Campri. La rimessa effettuata per Nerazzurri, consegnato nelle mani di Edoardo De Amidio. Lavora con Chiriatti per una ricezione, un tiro del capitano nerazzurro che segna con l'aiuto del tabellone. 10 a 6 Campri, 1 minuto e 30 ancora da giocare in questa prima frazione di gara. Bruno sulle piste di Petrucci che prova a lavorare giocando a due con Serafini, infrazione di passi abbastanza netta quella del primo entrato, il numero 7 di Campri, e pallone recuperato dai nerazzurri. Prova a farsi sentire anche il pubblico del Paladolmen, che malgrado il giorno infrasettimanale e l'orario inizio della gara alle 20:30 numericamente è abbastanza consistente, mette palla per terra Giovanni Esposito fino in fondo, bravo anche lui nel leggere le situazioni, trova quello che è anche il secondo fallo per Riziero Ponziani. Cambio ancora per Campli, esce anche Ponziani, torna Onorio Petrazzuoli che giocherà praticamente da numero 4 in questa situazione con Serafini 5 addirittura. È quasi un 5 fuori quello di Campri in difesa, non ci sono lunghi di ruolo in questo momento sul rettangolo di gioco. Brutto tiro libero messo sul ferro da Giovanni Esposito,
per l'ultimo arrivato in casa Lions di accorciare le distanze. Con molta fortuna trova questo 1-2. 10 Campi, 7 Bisceglie, punteggio bassissimo. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo periodo. L'attacco per il team di Millina. Bottioni lavora per Petrucci, si prende il tiro da 3 punti da posto. Petrucci, l'errore, rimbalzo di Enzo Cena. Poveri bagnate anche per la formazione ospite. Dall'altra parte i Lions con Esposito che riapre per Chiriatti. Cross di Chiriatti, ma che brutte percentuali per le due formazioni. Il rimbalzo di D'Arrigo. Ci prova ancora Capri, questa volta il tiro di Petrucci entra ed esce fortunatamente per i nerazzurri, ma si sta per chiudere una prima frazione assolutamente da dimenticare sotto il profilo offensivo. Tiraccio anche questo di Tato Bruno e Capri ha una opportunità per aumentare il suo vantaggio, anche se non sarà potenzialmente l'ultimo possesso di questo primo periodo. Bravo ancora Andrea Chiriatti nel leggere la situazione, trova lo sfondamento commesso da David Petrucci. L'ingresso in campo di Chiriatti ha dato grande energia ai nerazzurri, almeno in difesa. Torna Alessandro Poti per questa ultima azione. È uscito Petrucci ed è rientrato Duranti per Campri. Ultimo tiro di questa partita, questo primo quarto di partita nelle mani dei nerazzurri. Edo Di Emidio tiene palla, 7-6 secondi, trova Poti da 3. Alessandro Poti ripaga così la fiducia di coach Sorgentone mettendo la tripla che impatta la situazione. 10 pari alla fine del primo quarto a Paladome tra Lions e Campri. Su 19 Bisceglie, 3 su 13 Campli. Nel tiro dal campo nella prima frazione terminata 10 pari, non per caso riprende la partita con l'errore di Giovanni Esposito e fallo fischiato a Poti. Cipari e Montegranaro con il possesso di palla in questo primo attacco del Campri, chiedo scusa, non lo so perché mi confondo tra squadre di vertice oggi e infrasettimanale anche per me, inevitabile. La palla persa da Campri, non reggiamo più le due partite a settimana, inutile, vogliamo sforzarci ma dovremo prepararci per i playoff. Attaccano i nerazzurri, importante che la reggano loro, la doppia partita a distanza di 4 giorni. Lo scarico importante di Di Emidio per Bruno, ancora un errore per i nerazzurri. E Campri che rimane sul parquet praticamente con 4 piccoli e solo Serafini. Adesso buttano una palla agli ospiti, passaggio sbagliato da Bruno Duranti. Segnalato anche il primo minuto di questa seconda frazione. Contatto tra Bottioni e Chiriatti, Chiriatti va via Bottioni, arriva il fallo. Con 2 tiri liberi pronti per i nerazzurri. Pronto a tornare Simone Gatti, primo fallo per Bottioni, fuori Serafini. Lunetta per l'esterno di Barletta che col suo ingresso in campo ha dato propositività in attacco ai nerazzurri che per la prima volta trovano il vantaggio con un parziale aperto che potrebbe diventare e diventa di 8-0, dal 4-10 al 12-10.
più 2 Lions, ha chiuso il palleggio, non capisco perché Bottioni, molto strano da parte sua, è uno dei migliori playmaker del campionato, va per terra anche Poti e trova un altro fallo in attacco, bravo anche in questa circostanza Alessandro Poti. Ci casca Nicolas D'Arrigo. Per i nerazzurri e Campli passa alla difesa zona 2-3 subito in questo inizio di seconda frazione. Si era visto uno sprazzo soltanto sulle rimesse in attacco dei nerazzurri nel primo quarto, alto per il blocco Esposito, ignorato però in questa circostanza da Chiriatti. I nerazzurri non hanno attaccato bene questa prima azione, la zona di Campli, passaggio difficile da Di Emidio per Chiriatti, tiro corto. Attacco di Campli con D'Arrigo che vuole lavorare uno contro uno contro Alessandro Poti, che gli rende parecchi centimetri. Lo scarico per il tiro da 3 punti mandato a bersaglio da Petrazzuoli, che firma il nuovo sorpasso di Campli. Blocco alto di Esposito, è chiaro che senza Antonelli di scegliere non ha la profondità che si conosce. Arriva finalmente un canestro da 3 punti dei nerazzurri con Edoardo Di Emidio, 15-13, pronti Leggio e Cucco a dare freschezza, prova a mettersi in partita e ci riesce Simone Gatti con la prima tripla del suo match. Naturalmente Campri ha bisogno dei suoi canestri per provare a mettere in difficoltà il team di Sorgentone. Ancora zona per la compagine ospite Di Emidio con un'avventura in area farnese e 2 punti messi a segno con l'aiuto del tabellone. Arriva il cambio per i nerazzurri, fuori Esposito, dentro Leggio, è uscito anche Tato Bruno, torna Marco Cucco. Lions con i 2 playmaker entrambi in campo contemporaneamente in una fase della gara in cui Campli tenta la carta della difesa a zona per tenere ancora più basse le percentuali degli avversari, che già eccellenti sicuramente non sono, come del resto quelle degli stessi farnesi. Ora con il blocco di Gatti ha provato a lavorare D'Arrigo, profondo Gatti che riceve, c'è un fischio arbitrale che non abbiamo sentito, abbiamo intuito dal gesto dell'arbitro Lito. Pallone Andrea Chiriatti. La rimessa già effettuata dagli ospiti, si prende tiro da 3 Gatti, cross di Gatti, pallone che termina fuori. Già schierati gli ospiti per un'altra azione a zona. È proprio una match-up quella chiamata da Milina, c'è un bel blocco cieco di Chiriatti che libera Di Emidio, riapre per Cucco, tiro da 3 punti, Cucco qui l'ha attaccata bene, discende con pazienza, 20-16. Tenato da blocco cieco di Chiriatti che ha permesso a Di Emidio di mettere palla per terra e creare vantaggio negli spazi. Tiro da 3 punti sbagliato da Petrazzuoli, ribalzone di Poti. 5 minuti e mezzo ancora da giocare nel secondo periodo. L'attacco dei nerazzurri. Cucco da distanza siderale, errore, tap out di D'Arrigo. Ora Bottioni prova a ispirare i suoi compagni, D'Arrigo fino in fondo, batte Chiriatti e realizza il canestro del meno 2, 20-18, punteggio bassissimo.
a metà della seconda frazione, ancora il blocco cieco, questa volta con Leggio, circolazione dei Nazzurri, si butta dentro e va fino in fondo Chiriatti, trova il fallo di Duranti. E arriva il primo time out nella partita. 4 minuti e 50 per andare all'intervallo lungo, discende 20 in campi 18. Si torna in campo con due tiri liberi per i Lions con Andrea Chiriatti. È successo qualcosa di particolare e di raro a Campli, che aveva chiamato il time out. È stato debitato un secondo time out per ritardato rientro in campo, quindi Campli non ha più time out fino al termine della seconda frazione. E Chiriatti fa ancora 2 su 2, 22 a 18, 6 punti per il numero 6 nell'azzurro, 22 Bisceglie, 18 Campli, 4 e 40 da giocare ancora in questa prima frazione lunga del match. L'errore di Simone Gatti, dall'altra parte arriva il rimbalzo dei nerazzurri con Alessandro Poti molto attivo. Pallone difficile da ricevere per Poti, che chiude il palleggio, riapre per Chiriatti, finta il tiro da 3, batte da Rigo, schiacciato per Gianmarco Leggio, vuole prendersi il tiro cadendo all'indietro, l'errore di Gianmarco Leggio, si lotta rimbalzo, ma il pallone finisce nelle mani di Bottioni. La posta in palio è altissima e si vede, Bisceglie e Campri sono formazioni capaci di esprimere una pallacanestro di qualità notevolmente superiore rispetto a quello che si sta avvenendo oggi. Questa è una piccola avvisaglia, gran canestro in entrata di Bottioni, che accorcia ancora sul 22 a 20, punteggio bassissimo. Ha chiuso il palleggio Marco, riapre per Gianmarco Leggio, 10 secondi per l'azione d'attacco dei Lions, che sentono la tensione, la pressione di questa gara. Si prende il tiro dal palleggio Marco Cucco, bravissimo, due punti importanti per il playmaker salernitano, 24 a 20, 3 e mezzo ancora, mette palla per terra, ma c'è frazione di passi di Simone Gatti, abbastanza netta. E arriva il richiamo adesso di Lillo nei confronti di Millina, che protesta per questa decisione arbitrale, e arriva il fallo tecnico. Fallo tecnico a Piero Millina. La decisione arbitrale mi sembra indiscutibile. Se restiamo alla decisione dell'infrazione di passi, non c'è assolutamente nulla da eccepire. Ha sbagliato il tiro libero Marco Cucco. Sera taccia anche dalla lunetta per i nerazzurri. Cambi per gli ospiti, fuori da Rigo e Petrazzuoli, torna Petrucci, dentro anche Ponziani, che ha due falli di squadra, Bisceglie, 3 Campli, nessuna delle due formazioni ancora in bonus, 4 di vantaggio per i Lions. Da 3 Poti, errore, gran rimbalzo di Edoardo Di Emidio. E l'applauso, l'incitamento del pallone. Di Emidio prova a battere Ponziani, arriva il taglio che ostacola un po' Di Emidio e Alessandro Poti, ma se poi Di Emidio se la cava in questa maniera va bene così. 26 a 20, 6 punti di vantaggio. Non ne aveva mai avuti la formazione di Sorgentone. Il lavoro di Cucco, che prova a volare sulla palla su un passaggio, poi il pallone va a finire nelle mani di Gatti, che si prende il tiro da 3 punti e dimostra per quale motivo è il leader indiscusso di Campri. Meno 3 per gli abruzzesi. La palla però è per Bisceglie. Poti
riapre per Cucco, di tocco per Cena e poi Di Emilio trova un extra pass per Chiriati, ancora Cucco, trova in angolo Poti, grande attacco dei nerazzurri che però non vanno a bersaglio e troneggia a rimbalzo Simone Gatti, spazio per Petrucci in transizione, tiro da tre corto, la palla finisce nelle mani di Edoardo Di Emilio. Michele sta trovando molti tiri aperti, non li sta realizzando, una serata storta nel tiro, soprattutto nelle contusioni pesanti. Ora Durati prova a mettere in difficoltà Botic, colpo Landrim, se la cala in un fessa per Enzo Cena che trova due punti importanti. Michele 28-23, 1 minuto e 32 ancora da giocare in questo primo tempo. Da tre Gatti ispiratissimo, terza tripla. E coach Sorgentone chiede ai suoi di stargli più addosso, di inibirgli la conclusione pesante, ma per le terre Bottioni, ma non c'è alcun fischio arbitrale. 10 per questa azione d'attacco degli azzurri. Cucco si butta dentro, tiro forzato, rimbalzo di Ponziani, ancora Gatti, ancora troppo libero, questa volta il tiro lo sbaglia, c'è però il fallo commesso da Enzo Cena. Secondo personale per Enzo Cena, rimessa in attacco per Campri, 28-26, il punteggio è già cominciato, l'ultimo minuto del primo tempo, isolamento sbaglia canestro per Ponziani che riapre per Bottioni da 3, anzi da 2, a segno il playmaker mancino di Campri che torna in parità, time out in campo, 46 secondi dal termine sul 28 pari al Paladolmen. Ancora da giocare in questa seconda frazione di gara tra Lions Bisceglie e Campri, Vito Troilo in voce e Costantino Freda dietro la macchina da presa per raccontare quello che è il big match del 26esimo turno nel girone D del campionato di Serie B. Attacca la formazione nerazzurra in divisa blu con un tiro da tre punti sbagliato da Marco Cucco e continua Bisceglie a tirare con percentuali bassissime. Non che Campri stia facendo questo granché sotto il profilo realizzativo. Ci prova adesso Petrucci e riporta con questo piazzato dalla media distanza la sua squadra avanti nel punteggio. Due secondi, c'è un fallo su Chiriati, sette decimi, vuole un time out coach Sorgentone che ne aveva uno solo. Sceglie deve costruire questa situazione offensiva con 7 decimi da giocare, la rimessa in attacco. 28 Bisceglie, 30 Campri, 7 decimi sul cronometro, ci ha provato Sorgentone a disegnare qualcosa. Il tempo è poco, forse ci sarà soltanto una palla lanciata per Enzo Cena, anzi no, per Andrea Chiriati che ci prova. Nulla da fare, finisce il secondo periodo al Paladolmen, 28 Bisceglie, 30 Campri, per la prima volta una squadra ospite in trasferta chiude il primo tempo in vantaggio a Bisceglie. Due punti da recuperare per i Lions nel secondo periodo, nel secondo tempo di questa gara difficile con Campri. Ci si gioca il secondo posto in classifica nel girone D del campionato di Serie B. Terzo quarto che si apre con due palle perse da una parte e dall'altra, punteggio bassissimo, tensione alle stelle. Basti pensare al 10 su 34 al tiro di Bisceglie nel primo tempo, 11 su 27 per Campri, il 3 su 20 dei nerazzurri. Dalla lunga distanza grida vendetta, un tiro da tre punti sbagliato da Gatti, il rimbalzo conquistato da Petrucci che finta il tiro poi riapre proprio per Gatti, c'è spazio per Duranti che si prende la conclusione sullo scalere dei 24 ma non lo mette, rimbalzo
di Gianmarco Leggio e il pubblico del Paralomen che prova a essere fattore in questa fase difficile della gara sotto il profilo psicologico per un gruppo, quello dei Lions, che ha un'età media, ricordiamolo, bassissima. Ancora una palla persa ora col backdoor di Tato Bruno, servito da Gianmarco Leggio. L'assenza di Riccardo Antonelli, che è diventato papà in queste ore, naturalmente non contribuisce a rendere più facile il compito già ostico dei nerazzurri. Fallo di Tato Bruno. Ci vuole maggiore aggressività in difesa per i nerazzurri in questa gara dal bassissimo punteggio, con la prospettiva che resti così fino al termine. Petrucci dalla media, errore, e ancora un imbalzo offensivo conquistato dalla formazione ospite con la tripla che porta Campli sul più 5. Ci prova Enzo Cena dalla lunga distanza, ancora un errore, il fallo su Gianmarco Leggio, anzi di Gianmarco Leggio. Terzo personale per Gianmarco Leggio, costretto a uscire. Torna Giovanni Esposito. Cinque da recuperare per i nerazzurri, mette palla per terra Petrucci, errore nel tiro dalla media, rimbalzo della formazione di casa che deve trovare una scossa su entrambi i lati del campo. Ci prova adesso con questa tripla Alessandro Poti, costruita dal palleggio sfidando Gatti. Meno 2, 31-33. Qualsiasi situazione su cui lucrare anche per fare un solo punticino è vitale in una partita del genere. Si prende il tiro dal palleggio anche Bottioni, ma non lo mette. Rimbalzo di Poti. L'ultimo tocco è di un giocatore di Bisceglie, secondo Lillo. Capisco avere personalità, però bisogna anche parlare con gli atleti. Ora c'è Bartolomeo che ha a che fare con Millina. Richiamata la panchina nerazzurra, invitata la coach Sorgentone a non alzarsi. Lillo ci piace perché è bravo nelle decisioni, non ci piace quando sembra voler fare il protagonista, questo glielo abbiamo sempre detto, e non saremo sicuramente zitti anche in questa circostanza. Questa palla onestamente sembrava proprio per i Lions, invece il fischio è stato inverso. Attacca Campli con Duranti, imbeccato da Petrucci, prova l'anticipo su Gatti, Alessandro Poti, forse 3 secondi di Ponziani che perde comunque il pallone. 6:54, meno 2 Lions, ma l'attacco dei bisceglesi è lento. Prova a ragionare Marco Cucco, si prende questo tiro, nulla da fare per lui. La palla finisce fuori. Per Campri, il blocco sotto canestro di Ponziani per l'uscita di Petrucci che lavora per Gatti. Ora il movimento di Simone Gatti che permette a Bottioni di prendere scarica verso Duranti, che aveva messo prima un tiro da 3 punti, ma questa volta non va a bersaglio. Rimbalzo di Giovanni Esposito, Tato Bruno riapre per Enzo Cena, ancora bolle di bagnate.
occasioni, contropiede di Alessandro Poti, che va a mettere due facili, pareggiando i conti. 33 pari. Gatti trova Ponziani, finta la partenza, ora porta un blocco a Bottioni che riapre per Durati, chiuso il palleggio, ricezione difficile per Ponziani contro Esposito. Ponziani inventa un canestro incredibile nonostante l'ottima difesa di Giovanni Esposito, e Capri resta avanti 35-33, 5 minuti e 20 secondi ancora da giocare in questo terzo periodo. Dal palleggio Marco Cucco prova a imbeccare i compagni, Cena non se la sente di tirare, 6 secondi, tocca a Poti, la palla entra ed esce ballando sul ferro, rimbalzo di Gatti. Dall'altra parte Bottioni palleggia adesso e tiro, passa dietro Cucco sul blocco e Bottioni lo punisce. 37 Campli, 33 Bisceglie. Gara difficilissima per i nerazzurri. Il blocco di Esposito per Alessandro Poti, che lavora ancora con un altro blocco di Esposito. Prende il tiro da tre punti e lo mette. Prova a trovare fiducia Alessandro Poti, accorciando sul meno uno. Pronti per tornare Chiriatti e Di Emidio, il cui contributo in uscita dalla panchina comunque ha dato energia nel primo tempo ai nerazzurri. Qui una situazione censurabile, l'errore incredibile di Petrucci che aveva tirato indisturbato uscendo al ricciolo, ancora più incredibile il facile rimbalzo e tap-in concesso a Ponziani che ora spende fallo su Tato Bruno. Di Ponziani su Bruno, fuori Cucco e Scena, tornano Di Emidio e Chiriatti per Campli. Dovrebbe essere uscito Bottioni, dentro il numero 2 Norbedo che praticamente non aveva mai giocato, è uscito anche Ponziani e dovrebbe essere rientrato D'Arrigo. Un'altra palla buttata dai nerazzurri. Bisceglie, 39 Campli, 3 minuti e 58 alla fine della terza frazione di questa gara, la tredicesima casalinga per i nerazzurri finora al pari di Montegranaro, imbattuti tra le mura amiche nel girone D del terzo campionato nazionale di pallacanestro. Durante accoppiato con Poti, non mette palla per terra, lo fa adesso, prova a lavorare con uno contro uno contro l'esterno salentino che contribuisce a questo recupero importante, va fino in fondo Andrea Chiriatti, arriva il fallo di stampo terminale di Gatti che abbatte il numero 6 nerazzurro. Chiedevano l'antisportivo i tifosi di casa. Fallo duro ma non antisportivo perché Gatti ha giocato la palla. Due in arrivo per Andrea Chiriatti. È uscito Duranti per Campli, è rientrato Onorio Petrazzuoli. Primo tiro libero mandato a bersaglio da Andrea Chiriatti. 2 su 2, nonostante la trambata presa. 6 su 6 dalla lunetta per il capitano dei Lions, che tornano meno 1. 39 Campli, 38 Bisceglie, 3 minuti e mezzo ancora da giocare in questo terzo quarto. Ora Gatti ha accoppiato con Chiriatti, arriva l'aiuto di Esposito, prova a sfruttare il vantaggio Campli, parata di Esposito sul passaggio baseball di Petrazzuoli e la palla è recuperata poi da Di Emidio che ha perfezionato il controllo. Bravissimo Edoardo Di Emidio a evitare l'infrazione di 8 secondi. Fino in fondo Chiriatti, trova Poti per il tiro da 3 ed esplode il Maradolmen per il nuovo sorpasso dei nerazzurri. 40-39 e il Maradolmen continua a incitare
l'ex Molfetta regala nuovamente il vantaggio alla sua squadra. 2-25, 42 Campli, 41 Bisceglie, ma i Lions sembrano di differente approccio psicologico rispetto ai primi due quarti. Ora una palla puntata dai nerazzurri. C'è un cambio per Campli, fuori Gatti, dentro Ponziani, che pure gravato di tre falli come nel resto lo stesso Gatti. 2-0-7, situazione falli, due pari, lontani dal bonus ancora i due quintetti. La pressione di Norbedo su Di Emidio, il fallo ora commesso da Petrazzuoli su Alessandro Poti. Primo fallo. La rimessa in zona d'attacco per Bisceglie, i blocchi per l'uscita di Edoardo Di Emidio, che ora riceve alto ancora Esposito per lavorare pick and roll e poi profondo nella posizione il pivot nerazzurro, ma Di Emidio va fino in fondo con uno dei suoi movimenti dal campetto, li porta avanti i nerazzurri, 43-42, 9 per l'ex giocatore di Chieti e Palermo. Attacca ora Campli con Norbedo e si prende questo tiro che vale due punti. Giocatore del 97 si dimostra caldo anche al tiro, adesso che vale però due punti. Avanti di uno ora Campli, 44-43, Esposito, fallo in attacco. Primo per Giovanni Esposito, torna Gianmarco Leggio. Serafini per Campli. Porta palla adesso D'Arrigo. Petrazzuoli prova col tiro da tre punti, lo stoppa ma non se ne ravvede Tato Bruno, ancora un tiro in entrata di Norbedo, il rimbalzo in attacco, il canestro pesantissimo di Serafini. Siamo già nell'ultimo minuto del terzo quarto, meno 3 Lions. Poti passa la palla a Norbedo, prova il contropiede Campli con Serafini che riapre per Petrazzuoli. Impatto molto positivo di Norbedo sulla gara, lo cercano per un tiro da 3 e vola Chiriatti a rimbalzo perché qualcuno l'ha spinto. D'Arrigo, fallo abbastanza netto. Secondo personale per D'Arrigo, 25 secondi da giocare. I Lions potrebbero anche amministrare la palla e credo che sia questa l'intenzione di Edoardo Di Emidio, per concedere quanto meno tempo possibile a Campli, che adesso ha già il bonus. Di Emidio fino in fondo, riapre nelle mani di D'Arrigo, 4 per il tiro, 5 e 3 per finire il terzo quarto. Rimessa in attacco, time out chiesto da Millina e non da Sorgentone che ha la rimessa in attacco. 43 Bisceglie, 46 Campli. Ultimo attacco per i nerazzurri, Poti, non c'è fallo.
si conclude il terzo quarto con il tentativo di Petrazzuoli. 43 Bisceglie, 46 Campri a 10 minuti dal termine. Ancora sul cronometro, 3 da recuperare per i Lions in questa gara della 26esima giornata nel girone D del campionato di Serie B di pallacanestro. Vito Troilo con la collaborazione tecnica di Costantino Freda. Si apre l'ultimo periodo con un errore per i nerazzurri nel tiro pesante con Gianmarco Leggio. L'attacco per Capri, D'Arrigo prova a innescare Bottioni, tiro da 3 sbagliato. Il rimbalzo lungo di Edoardo Di Emidio, palla sotto per Chiriatti, arrivano 2 punti con l'assist di Tato Bruno, meno 1, 45-46. Petrazzuoli, ultimo tocco di un giocatore nerazzurro. La rimessa è per Campri. La palla sotto per Serafini, il consegnato a D'Arrigo che riapre per Petrazzuoli, deve inventare Campri. Bottioni, tabellata terribile di Bottioni, rimbalzo che alla fine finisce nelle mani dei nerazzurri, poi Bruno raddoppiato, non c'è fischio, Bruno però consegna la palla nelle mani di Bottioni. Inevitabilmente il fallo molto intelligente di Edoardo Di Emidio. Rimessa la palla in gioco dalla formazione ospite. Fallo. Fallo di Di Emidio su Bottioni. Dentro il primo tiro libero per il playmaker di Campri, l'opportunità di portare su più 3 la sua squadra, e ci riesce. 45-48, punteggio bassissimo, 8 minuti ancora da giocare a portar palla in questo frangente Tato Bruno. Palla sotto da Bruno proprio per Chiriatti, battuto per terra per Di Emidio, trova Leggio, extra pass per Poti, non tira nessuno, 4-3 secondi. I nerazzurri rischiano di finire con la palla in mano. Gol! Gol di Tato Bruno, uno specialista in questo tipo di situazioni. Attacco dei nerazzurri, che ha fatto trattenere il fiato al pubblico del Paladolmen. Di nuovo parità, e che questo canestro magari possa dare una svolta sul piano morale ai nerazzurri, che peccano ancora da Petrazzuoli. Un'altra tripla per lui, quelle stesse percentuali che stanno veramente difettando alla squadra di Sorgentone, premiano al momento Campri. Ora va via Chiriatti, ma perché Leggio va sul ferro? Perché ha fatto questo Gianmarco Leggio? La palla poteva entrare. Il fallo
allora Gianmarco si rende conto e chiede scusa ai suoi compagni. Ai ai ai. Intanto c'è stato il fallo commesso da, non siamo riusciti a capire, credo Serafini, perché era un fallo in aiuto. Immagino Serafini, perché il fallo era in aiuto, perché Kvyat aveva battuto il suo uomo. Ma il Lunetta per due tiri, non sapremo mai dove sarebbe andata a finire la palla su quella conclusione di Kvyat. C'è chi sostiene che sarebbe andata dentro. 1-2 per Kvyat. Anche le situazioni stanno un po' girando contro i nerazzurri, che però devono tenere duro, devono tenere duro assolutamente. Si vince, si perde tutti insieme. Bel recupero di Tato Bruno su D'Arrigo. Ora Bruno trova il fallo di Serafini. Cambio per, anzi due, per Campli, fuori D'Arrigo, rientrato Duranti, c'è nuovamente sul rettangolo di gioco Simone Gatti, che ha preso il posto di Serafini. Meno due Lions, situazione peraltro non comune in questo campionato, soprattutto fra le Munamiche per i nerazzurri. Il tiro da tre sbagliato da Chiriatti, rimbalzo lungo nelle mani di Di Emilio. Ci prova anche Poti, gli arriva un fallo fischiato in attacco a cena. Fallo fischiato a cena. Fallo di cena. Terzo fallo per Enzo Cena. Il controllo della palla a Ponziani. Cambio fuori Petrazzuoli, dentro nuovamente Petrucci. Situazione falli, 3 per i Lions in questa frazione, 2 per Capri. E coach Sorgentone chiede ai suoi di passare a zona su questa rimessa d'attacco per gli avversari. Prova a farsi largo Gatti, lo segue praticamente a uomo Chiriatti. Ponziani trova un canestro che non è pesante perché è realizzato da 3 punti, ma ha una certa valenza. Più 4 Campli. Gara stregata per i Lions. Errore di Poti in avvicinamento, tiro forse forzato. Coach Sorgentone vuole un time out. Gatti prova a punire i Lions, tiro da 3 sbagliato, la tiene Duranti, grande assist per Chiriatti che la fine in fondo e sbaglia. Incredibile, incredibile. Ci prova ora Duranti da 3, entra ed esce, sta succedendo di tutto. Sta succedendo veramente di tutto. I nerazzurri devono riportare la partita sulle loro corde. Da 3 Bruno, Ferro, rimbalzo di Edoardo Di Emilio. Il tempo passa, 4:42. Bruno da 3, niente, niente, niente da fare. Palla per terra, c'è sempre il time out chiesto da Sorgentone. Errore da 3 di Duranti e il fallo offensivo commesso da Ponziani. Eccolo il time out chiesto dal tecnico abruzzese. Terzo fallo per Ponziani, 4:20 da giocare, 49 Biscede, 53 Campli. Thank you.
4 minuti e 15 ancora da giocare, punteggio bassissimo, fallo in attacco ad Emilio su Bottioni. Lions già in bonus, tre falli di squadra commessi da Campli, che ha la palla in mano con 4 punti di vantaggio sul parquet del Paladormen. Palla sotto per Ponziani, anzi no, si prende il tiro da 3. Bottioni, rimbalzo di Tato Bruno, discende, non sta facendo contropiede e questa è una lacuna grave per una squadra dall'età media molto bassa. Da 3, Botti accorci ancora le distanze, quinto tiro dalla lunga distanza, mandato a segno per lui, e ora il Paladormen prova a diventare un fattore per questa gara. Passi di Ponziani, scappata recuperata dai nerazzurri. 3 minuti e 19, fuori Ponziani, torna Serafini. 52 a 53, cominciano tra un po' gli ultimi 3 minuti di questa gara. Gara sempre sul filo, nessuna delle due squadre è riuscita a prendere il largo. Poti, mano destra di Poti, non va. Fallo alla difesa, fallo di Alessandro Poti su Bottioni. Via, secondo fallo, numero 6 del Piceno. Fallo di Poti su Bottioni. 2 minuti e 54, i Lions hanno già esaurito il bonus, Campli no, Bottioni avrà due chance dalla lunetta, un po' malconcio il play di Campli. Fuori bersaglio il primo tiro libero di Riccardo Bottioni. Mette il secondo, meno 2 Lions, 2 minuti e 50. La prima missione è sicuramente portare in bonus Campli. Bravo Gatti qua, bravo Gatti, perché in una partita in cui fischiano qualsiasi sfondamento, prendere posizione in quella situazione è opportuno. Il fischio è assolutamente giusto. Bisogna dare una lettura particolare a questa gara. La palla nelle mani degli ospiti con 2 di vantaggio. A 2 minuti e mezzo Duranti la tiene braccato da Alessandro Poti. 2 blocchi per l'uscita di Petrucci, poi un altro blocco di Serafini per Petrazzuoli, poi Gatti per Serafini, un altro fallo contro i nerazzurri. Ecco, questi sono i momenti in cui Lillo fa il protagonista, sono proprio questi. Quarto di Enzo Cena. Contatti di questo genere in una partita di Serie B di pallacanestro ce ne sono 7-800. Fuori Cena, torna a Leggio. Due tiri liberi per Serafini. Un altro po' col primo tentativo, ma conta anche il secondo. Nulla da fare, 0 su 2, però bisogna farlo meglio quel taglia
fuori, rimbalzo di Edoardo Di Emidio, Di Emidio, Chiriatti, Poti, Bruno e Leggio, Chiriatti la numero 4, e arriva il fallo di Petrucci su Tato Bruno, bravissimo esterno italo-argentino, ma non ci sono tiri liberi purtroppo per i nerazzurri, perché soltanto adesso Campli giunge al box, 2 minuti e 19, punteggio bassissimo, rimessa Lions, si alza per ricevere Leggio, arriva un fallo, vabbè, fallo di Serafini su Gianmarco Leggio. Fallo discutibilissimo anche questo, siamo sinceri. Gianmarco Leggio va a segno, mettendo il primo tiro libero, non è stata sicuramente la migliore partita della sua stagione questa. Ma si riscatta con questo bel 2 su 2 che impatta di nuovo a quota 54, fuori Serafini, torna Petrazzuoli, Millina vuole esperienza dai suoi, l'attacco di Campi, 2 minuti da giocare nel frastuono del Paladome, Gatti e Chiriatti, bravo Simone Gatti. Canestro di Gatti, 13 punti per lui, che sono tanti nell'economia di una partita che non arriva ancora ai 60. Bruno ora, la palla per terra, se deve prendere il tiro Leggio, peccato, la palla entra ed esce, bisognerà trovare ancora tante risorse per sovvertire l'esito di questa partita. 1 minuto e 35, l'attacco di Capri, ovviamente si va da Gatti che prende il tiro per castigare i nerazzurri e non lo mette, rimbalzo del capitano Andrea Chiriatti, e ora 1 minuto e 20, ancora da giocare, la palla sotto per Chiriatti, chiude il palleggio, palla difficile per Gianmarco Leggio, 8 secondi, Di Emidio col blocco di Leggio, Di Emidio da 3 non va, i nerazzurri non attaccano il ferro con il bonus. Siamo nell'ultimo minuto, fino in fondo Bottioni trova il fallo di Tato Bruno. Bravo Bottioni a leggere la situazione. Due tiri liberi per Bottioni. Dentro il primo. Dentro anche il secondo, col soggettone ancora, 2 time out, 4 da recuperare ora per i nerazzurri che devono fare canestro in questa situazione, fallo di Petrucci su Bruno. Terzo fallo. Torna Marco Cucco. Due in arrivo per Bruno. Fuori Potti intanto. Torna Marco Cucco. Grandi applausi per lui, 19 punti con 5 triple. Vuole lavorare su attacco e difesa, coach Sorgentone. Due su due, 56 a 58. E l'attacco di Campli. Un attacco importante. Gatti, il rimbalzo di Leggio e ora i Lions hanno il tiro del vantaggio, lo sbagliano, no, lo sbagliano, ma quanto è bello questo sport, ma quanto è bello questo sport, ora ovviamente, cosa volete che dica di Andrea Chiriatti, dopo tanti anni che lo conosco questo ragazzo, riesce a mettere pure le triple in questa maniera. Sorpasso Lions, 59-58, 19 secondi da giocare, adesso vediamo come va a finire.
questa bellissima partita. Attacca Capri con un punto da recuperare, dopo il canestro realizzato molto fortunosamente da Andrea Chiriatti. Vuole tenere la palla col soggettore, chiede alla sua squadra di difendere, non fa fallo la formazione di casa, l'errore di Bottioni, Bottioni che poi prende il tiro. Avrebbe meritato di portarsi a casa questa partita. Alla pallacanestro e anche uno spolt crudele e la squadra di Mindina paga la tripla di Andrea Chiriatti, l'incredibile che adesso da tre punti che ha deciso questo match. 59 Bisceglie, 58 Capri e tutto per questa gara. Vinto con San Severo, vinto con Capri, vinto con Matera, riscattati i tre incidenti di percorso in trasferta, ora i Lions devono difendere con le unghie e con i denti questo secondo posto e finalmente dopo due telecronache consecutive mi posso riposare e riascolterete la mia voce soltanto in occasione della gara di domenica 9 aprile con Menafro. È tutto, con un saluto e un ringraziamento anche da Costantino Freda che mi ha sopportato in questa ennesima bellissima telecronaca. Alla prossima!